Ragazzi, sono Mito 5 e siamo qui su Construction Simulator 2015. Allora, dobbiamo iniziare questo lavoretto qui, che è la turbina eolica. Dobbiamo fare comprimere l'aria sul sito di costruzione. Ormai il rullo per noi non ha segreti, quindi comprimiamo tutto quanto, comprimiamo. Noi comprimiamo anche i paletti, guardate qui come vado bene con i paletti. Pure i paletti comprimo io comprimo tutto, comprimo. A me non mi interessa, visto che è piccola la facciamo noi, perché così prendiamo anche l'esperienza. Sapete che su questo gioco l'esperienza è importantissima, perché ti permette di andare avanti con i cantieri. Tipo adesso noi abbiamo solo due cantieri attivi. Avendo più esperienza, ok, questo è finito. Scava l'aria contrassegnata, no, scava l'aria te la scavi tu. Aspetta un attimo che glielo dico. Lavori, commissioni attive, piscina dello stadio. Ancora devo finirla questa cosa qui. Facciamo, sì sì, 12 minuti, 73.000 euro. Se la fa lui, se la fa, chi se ne frega. Noi continuiamo qui a farci questo. Quindi continuiamo a fare questa compressione del terreno qui. Quindi comprimiamo tutto il terreno, perché è la cosa più importante per noi. Noi dobbiamo farci questa turbina eolica. Visto che quella lì l'abbiamo già fatta. Qui c'è una differenza di texture, una cosa incredibile. Non so perché si vede così strano. Cioè, non so perché hanno fatto una texture unica. Forse questo è il cantiere, allora i cantieri hanno la texture diversa. Allora, qui devo fare questi lavori. Qualcuno mi scrive che non dovrei, tipo, fare i lavori, dovrei... Non so che cazzo farvi vedere io. Se in un gioco di costruzioni non vi faccio vedere, tipo, che rullo la terra, che vi devo far vedere? Non vi faccio vedere che... Allora, non posso farvi vedere che rullo la terra. Non posso farvi vedere che faccio i trasporti col camion. Non posso farvi vedere... Che cosa? Che scavo? Non posso farvi vedere niente in pratica. Cioè, in un gioco del genere cosa dovrei farvi vedere? Io questa cosa ancora non l'ho capita. A volte non capisco. In un gioco, cioè, il gioco è incernierato intorno ai lavori che si fanno su un cantiere. Tipo, perché comunque è sì simulator, ma non è simulazione. Voi lo sapete benissimo. Io se devo essere critico su un gioco, sono critico. Non me ne frega niente, ecco. Allora, facciamo quindi. È vero che si rulla in cantiere, si rulla la terra, ma è una cosa ben diversa, ecco, diciamo. Però se non vi faccio vedere che rullo questo coso, non vi faccio vedere che trasporto i materiali, che cazzo vi faccio vedere? Cioè, un gioco così è fatto così, non posso fare niente. Allora, quindi rulliamoci questo pezzettino di terreno. Qui mi è rimasto sto pezzettino, non riesco mai a fare le manovre belline. Peraltro dobbiamo fare dei fori oggi e del gettare un po' di calcestruzzo. Questo qui direi che lo possiamo fare anche noi. Tanto abbiamo il macchinario per gettare il calcestruzzo, lo facciamo, punto e basta. Allora, andiamo a prendere qui, finiamo sto cazzo di terroncino qui. Terroncino, ho detto terroncino forse. Non so neanche parlare più. Allora, chiudiamo. Devo fare marce. Qua devo fare manovra. Quando poi si diventa piccolo devi fare manovra, mi rompe le palle. Una cosa incredibile. Poi la visuale non è delle migliori, eh. Quindi, finiamo qua questa operazione. Non l'ho fatto proprio un lavoro bellissimo, ma chi se ne frega. Basta che mi dice che posso andare avanti. E poi facciamo i fori e gettiamo in quei fori il calcestruzzo, così come ci richiede il gioco. Il calcestruzzo di solito noi non lo gettiamo mai, però se, visto che ce ne serve poco, lo potremmo anche gettare. Mo vediamo. Dovremmo farcela, anche solo con arrivare con la betoniera dovremmo farcela. Penso, mo vediamo come ci organizziamo, ancora non sono organizzatissimo. Ok, libera, quindi chiudiamo tutto, compressione no. Liberiamo l'aria del cantiere, mettiamo questo coso di lato perché ci può dare solo fastidio. Dai, un po' più di velocità quando ti chiudo. Guarda, volevo metterlo qui di lato, però mi conviene metterlo lì dove c'è quella porta da campo. Quella porticina da calcio, insomma. Non so perché c'è una porta da calcio qui. Ok, sistema un tubo di estrazione con scarpa tagliente. Lo vedi qua. Allora no, non mi serve questo. Quindi, come si faceva a uscire con la F? Da un po' che non ci gioco questo gioco, Allora, mi serve l'altro macchinario. Qual era? La piattaforma di perforazione e rotazione. Questa mi serve. Ok, è qui nella mia sede in città. Poi la trasportiamo col metodo veloce. 1.800 mi costa trasportarla. Ok, perfetto. Questa qui proprio non me la ricordo, ve lo dico già adesso. Io qua se non attivo le cose, questa qui proprio non mi ricordo niente, non mi ricordo. Dobbiamo prendere prima quella gialla. Fammi un po' ragionare. Il giallo è la parte di sotto, quindi dobbiamo metterci da quell'altra parte. Quindi ci mettiamo di lato. Non so quanti fori devo fare, però mo vediamo. Quindi faccio ancora un sacco di lavoretti qua, Allora andiamo a prendere quello, lo mettiamo lì. Perforiamo e vediamo quello che ci dice. Spero che sia tutto a posto, insomma. Non so quanti fori mi faranno fare per una pala eolica. Uno. Non lo so, uno, ne farei uno solo io. Ok, giriamoci per bene. Siamo arrivati proprio larghissimi. Larghi come la morte, ok, così se vado un po' a marcia indietro ci metto anche di meno. Premiamo tab, ok, perfetto. Quindi per prendere quel coso si usa la I e la J. La I e la J, qual è che si usava? La X,
la Q, la D, la A. No, la V e la S. No, la V e la S è questa. Questo qui allora si usa. No, non è neanche questo. Quale cazzo è il pulsante per prendere? Non era con la... con la J, con la, la I? Non lo vedo, non lo vedo. Dove cazzo ce l'ha il forellino lì? Per poter prendere... non mi ricordo come si usa sto coso. Ah, eccolo dov'è. K e I. Ok, K... ok, eccolo. Eccolo, ve l'ho detto che c'era la K. Ok, questo qui, K e I. Vediamo se me la fa prendere direttamente così o devo fare un sacco di manovre. No, la devo prendere così. Devo farmi un po' più indietro, quindi... con... com'è che si faceva? Con la... non mi ricordo più. Con la V, con la S? No, con la Q e con la E. Con la Q e con la E. Ok, collegato. Perfetto, rialzalo. È un po' difficile questo, non è semplicissimo da fare. Ok, mo gira di qua che vediamo un po' dove cazzo devo andarla a mettere. Poi con la Q e con la E, quindi con la E, con la Q anzi, questo lascialo qui. Ok, perfetto. Mo con la Q e con la E, con la Q ti metti di qua, poi ti giri un pochino, un altro pochino qui. Questa è un'operazione difficile, eh. Questa è difficilina come operazione. Aspetta, ma io mi devo fare un po' più avanti, sennò sono troppo indietro. Ok, così va bene. Poi qui mi va bene. Ok, scendiamo. Scendiamo tutto, scendiamo con la W, questo qui è la punta che gira, quella punta lì messa nel terreno scava pure, quindi andiamo a collegarci. Tiriamo su un po' questo qui, sennò non si capisce niente, non si capisce. Allora, con la C l'ho preso, così lo faccio girare e lo porto sotto, ok. Vediamo quando mi dice che posso andare, è necessario più in profondità nel terreno, ok, perfetto. Basta, basta, non scavare più, staccati, alziamoci, dobbiamo girarci di qua, quindi... staccati, allora gira così un po' così a caso, così perdiamo un po' di terra, ok. Poi vediamo con la I, con la K, dov'è? No, un po' più di qua. Ok, così dovrebbe collegarsi. Collegalo, rialzalo. Andiamola a mettere qua, andiamola a mettere. Ok, perfetto. Guardate come sono diventato bravo a fare dei forellini. I forellini li faccio che è una bellezza. Mettiamo questo poi. Aspetta un po' che non vedo dov'è cazzo è. Ah, era già dentro, era. No, non è vero. Quindi qua scendi, scendiamo, mettiamo giù questo foro. Ok, con la C si collega, poi fallo ruotare e spingi in basso. Fallo ruotare e spingi in basso. Perché non va più? Forse devo scendere anche con quell'altro. Non va più, non va. Ok, sta scendendo, dai che ci siamo. Ok, è necessario abbassare un altro pochino. A quanto devo abbassare? Quindi con la C si prende il tubo di estrazione. Ma io dico che è a posto. Che cazzo mi ha detto il tipo? Libera la piattaforma, ok. Quindi scarichiamo qui sto terreno. Come si faceva a girare? No, non mi fa girare finché non lo alzo tutto, ok. Così sputtiamo tutta questa terra. Ok, perfetto. Allora, tu te ne vai a casa. Facciamo una cosa. Premiamo così che la mettiamo a posto. Poi premiamo tab. Tab e la portiamo avanti. Ah, devo farne un altro, devo farne, sti gran cazzi allora. Quanti fori vuoi che faccio? 100 fori? Allora, mi metto qui di lato. Poi con la tab non vedo mai niente, non vedo. Guarda dove cazzo è quel cazzo di coso. Più in alto portamelo la prossima volta. No, devo girarmi un altro po'. No, dove cazzo è? Ok, questo è. Quindi cerchiamo di prenderlo. Collega, sollevalo con la I. Gira un pochino. Ok, poi con la E, con la Q anzi. Lo andiamo a mettere qua in posizione. Oh, lo metti in posizione, perfetto. Ci sei. Vediamo qui come siamo messi con quell'altro coso. Siamo messi troppo lontano, quindi premiamo tab, riandiamo avanti un pochino qua, perfetto, ripremiamo tab. Giriamo un po' di Q. Ok, scendiamo così, vai che scendiamo. È lentissima questa cosa. Quanti cazzi devo fare io per una paleolica? Forse ce ne vogliono 4. Non saprei, non saprei. Vediamo un po'. Aspetta, aspetta che non sia più verde. Ok, mo è verde. Collega, inizia a girare qua. Com'è che non gira? Ok, sta girando. Ok, gira, spingi, gira e spingi. Non c'è bisogno neanche di utilizzare l'altro. Ok, poi staccati, sali. Io l'altro non la uso mai, non la uso. Sistema, ok, sistema quello lì anche nella posizione corretta, non ti preoccupare di niente. Un po' così, un po' così. Poi dov'è la I qua? Ok, il tubicino è quello lì. Quindi aspetta un attimo che qua, se no perdo il conto. Guarda che è difficilissimo beccarlo, eh. Collegalo, rialzalo. È bello poi che ha questa cosina qui per
posizionarlo. Mi piace tantissimo, mi piace. No, aspetta, collega, perfetto, rialzati. Scuoteti un po' così perdiamo la terra. Poi vai fin qua. Spingiti con la Q, ok. No, andava bene, andava. Un po' di più. Ok, scendi adesso, scendi adesso. Così ci colleghiamo e ci facciamo un altro pochino di fori qua. Ok, lo buttiamo tutto sotto, lo buttiamo. No, però vedete qua, arriva a un certo punto che dobbiamo spingere per forza il cosino sotto, la punta che scava, se no non scende. Ok, quindi premiamo tab, così facciamo prima. No, prima ti scolleghi e poi premi tab. Non è vero. Volevo svuotarmi. Ok, devo fare anche quell'altro, devo fare. Ci vogliono quattro cose allora. Girati un po'. Ok, sistemati, pulisciti. Ok. Come mi collego? Da quella parte devo andare. Quindi tab, andiamo da quell'altra parte. Devo fare quattro, devo farne. Questo è un bel lavoretto. Sapete che faccio? Vi faccio vedere così anche che gettiamo il calcestruzzo. Mi fermo un attimo e mi faccio questi altri due forellini. Aspettate un attimo. Allora, sono già qui con la pompa. Per buttare, com'è che si fa? Mi sono dimenticato, mi dimentico ogni volta. Allora, con la X invece ho premuto spazio. Quel coso lì ci mette tre quarti d'ora per fermarsi. Fermati. Fermati qui dentro. Guarda che se no me lo butta fuori, me lo butta. Ok. Un'altra volta ho premuto spazio. Sono un pirla, sono. Peraltro dobbiamo andare a parlare con l'altro capocantiere lì. Con l'altro capomastro, perché c'è. Abbiamo finito un lavoro. Con la X devo premere, non che premo ogni volta spazio. Ok, dimmi che gli è andato dentro. Quanto ne vuole? Si vede niente, non si vede. Ok, questo è a posto. Quindi uno è a posto. Facciamone un paio, vediamo un po'. Si può alzare un po' di più? Ok, un po' più in qua. Ok, perfetto così. Premiamo X. Penso che stia cadendo nel buco giusto, eh. Non mi dice niente, non mi dice. A posto questo, sì, è a posto. Poi mi serve. L'ho messa troppo vicina, l'ho messa, eh. Quindi mettendola così vicina adesso faccio fatica a versarlo nel terzo lì, nel quarto. Poi dovrò spostarmi un pochino. Che palle, la cosa che di spostarmi, guarda, è una cosa che mi dà fastidio. Vediamo quando si sistema anche questo. Penso sia a posto. Ok, come faccio mo? Allora, mi alzo tutto e mi allungo. No, mi devo alzare così e abbassarmi. Guarda che casino che sto facendo per buttare un po' di calcestruzzo lì. O forse mi devo fare al contrario. No, mi devo spostare assolutamente, mi devo spostare. Perché adesso così va bene, però anche se io mi accorcio, sono troppo in alto, sono. Non me lo fa prendere, quindi resettiamola. E questo me lo faccio io, me lo faccio. Poi premi tab, resetmi anche questa, mi devo mettere più lontano. Mi devo ricordare di mettermi lontano, soprattutto questi macchinari qua lunghi, e poi se no faccio casino, faccio. Ok, mettiamoci già qui siamo vicini, siamo. Ah, però così dovrei farcela, dai. Allora, apriamo le gambine, rifacciamo questa cosa, finiamo questo lavoretto qui, poi vado a parlare col tizio lì, vediamo quello che mi dice, perché la piscina dovrebbe essere a posto. Allora, finisci qua, poi premi tab. Alziamo, questa è il macchinario più lento del mondo, Poi premi X, così, va bene. Quindi vediamo un po', dobbiamo arrivare lì. Ok, se io giro soltanto, ok, così me lo fa. Aspetta, aspetta, che qua stai facendo confusione, stai facendo. Ok, alziamolo un altro po'. Ok, perfetto, gira da quella parte, si è incastrato. Si è incastrato. Non riesco più a premi spazio. No, l'ho incastrato tantissimo, l'ho incastrato. Ok, si è scastrato, perfetto. Quindi chiudi e apriti. Chiudi e apriti, perfetto. Guarda che sei proprio un genio, sei. Quindi gira di qua, non vedo niente. Peraltro è uscito il sole adesso per abbaiarmi. Io già vedo poco. Poi premi di nuovo spazio, fai uscire sto cosino. Vediamo un po' dove dobbiamo buttarlo. Ok, qua dovremmo farcela adesso. Alzati un po', allungati un po'. Questo dovrebbe essere. Fermati un po' tu con quel cosino. Come faccio ad arrivare lì? Più corto di così non posso. Vedi qua, questo è il casino di sti macchinari. Chiuditi. Ok, perfetto, vai che sei dentro. Buttiamo con la X. Mannaggia a me quando premo spazio sempre. No, però qui c'è il calcestruzzo. Quindi quelli là li ho fatti bene. Rialza e allunga un pochino. Allunga. Ok, premi X. Dovrebbe essere a posto. Stai prendendo? Sì, l'ha preso. Ok,
La miseria, pure questo adesso è partito. No, questo non lo faccio io. Però sapete che quasi quasi. Se riesco, ma c'ho poco coso, c'ho. No, porca di quella puttana quando premo sempre il pulsante sbagliato. Ok, qua forse ce l'ho fatta, ma è finito. È finito per pochissimo. Allora, andiamo un attimo sulla betoniera. Perché voglio usarla una volta. Non la uso mai, non la uso. Questa qui va, deve caricare quell'altro coso. Quindi vi faccio vedere come si ricarica. Come si ricarica? Chi se lo ricorda? Ma vaffanculo, va. Con la X che fa? Con la X spara. No, non sparare, non sparare, fermati. 32%, questo spara per terra, spara. Come si faceva a ricaricare sta cazzo di cosa? Secondo me era qui sotto, era. Allora, io entro qui sotto, vediamo un po' se è vero. Mi dici come fai a ricaricarmi? Mi stai ricaricando? No. Mi sta ricaricando? No. Com'è che si ricarica? Spazio. Non mi ricarica perché sono storto. Processo di riempimento iniziato. Peccato che io ogni volta che mi sposto lo fermo. Come cazzo? Non vedo niente. Caccia sti cosini. Ok, processo di riempimento iniziato. Perfetto, ricarichiamola. E ve la faccio vedere come si ricarica anche l'altra. Che non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere. Sapete che io non ho moltissima memoria. Ok, qua mi si imballa tutta la visuale. Abbiamo fatto anche questa cosa qui che vi ho detto che non lo buttavo più il calcestruzzo, che non mi piace. Ok, prendiamo questa e portiamola sul cantiere 2. Sì, consegnalo tu, chi se ne frega. Prendi i soldi, fai quel cazzo che ti pare. Allora, qui dobbiamo entrare a marcia indietro. Però, prima di ogni cosa, scendi un attimo. Dobbiamo andare a aprire il culetto a questa. Beh, mica io qua sono. Allora, pompa per calcestruzzo va bene. Però, aspetta un attimo. I componenti devono essere ritirati. Vai a fare in culo, devi solo aprire quel cosino con la Y. Ok, scendi un attimo. Ok, questo qui l'abbiamo. Vaffanculo, ok. Dobbiamo qua, vedete qua, io ho aperto il culetto. Devo entrare con questo qui a marcia indietro. Con la betoniera devo anche girare un po' il cosino, se no faccio fatica poi a prendere la mira. Ok, così, vai. Andiamo a marcia indietro, vai, vai, vai a marcia indietro. Fidati che sono bravo io, so guidare camion. Fidati. Fidati con i fidati. Oh, la miseria, che cos'è sta velocità? Giriamo un altro poco il tubicino. Aspetta, perché la stai buttando fuori? No, aspetta un po', guarda che deve fare confusione anche lui. Se non fa confusione, ok, sono dentro. Con la X. Sta buttando dentro. Mica ho capito se sta buttando dentro. Oh, secondo me è dentro. È lento come la morte. Quanto ci vuole qua per riempirsi sto coso? Pompa di calcestruzzo. Ah, questo qua si riempie subito, si riempie. Ok, perfetto, quindi. Si è premuta, ok, eccolo lì. Eccola lì, perfetto. Poi ritorniamo. Sì, più lontano, mettimi. Già, io non vedo. Così. No, andava bene, porca puttana. Vediamo un po' di finire sto cazzo di coso qui. Hop. Ok, liberaria di costruzione. Quindi chiudi tutto. Questa qui è piena, sì, quindi resettala. Facciamo questa. Guarda qui che devo portare. Oh. Questo qui è bello, eh. Questa è una bella missione, ve la faccio vedere. Poi. Premi tab, resettami anche questa. Quello lì è chi sta sparando. Vediamo a chi sta sparando quella. Procurati uno di due elementi della turbina eolica che sono da posizionare correttamente. Sali sulla betoniera. Oh, guarda che sta ancora buttando tutto per terra. È pazzo. Resetta anche lei. Che la spostiamo un po'. Ok, l'ha spostata qui proprio nel mare. Perfetto. Allora, prima di fare questo, questo sono bello. Questo ce lo facciamo, cioè, che secondo me è bello. Scendiamo un attimo. Andiamo al cantiere 1 che dobbiamo parlare con l'altro capomastro. Dov'era il cantiere 1? Chi se lo ricorda? Questo. Così vediamo come è uscita la piscina. Non ho fatto niente in questa piscina. Il lavoro di preparazione tecnica è andato a buon fine. Una bella nuotata. Vuol dire che sono grasso? No, no, sei in formissima. Non ti dico niente, oh. Fammi capire. Devi liberare l'aria da mito 125. Ma va a finire che sono. Ah, l'avevo comprati. Cazzo, mi sono dimenticato. Come un pesce nell'acqua. 25.000 milioni di euro. Va bene. L'avevo comprato e l'avevo già portato qua. Come un pirla me ne sono dimenticato. Quando non ci giochi di seguito succede sempre così. Guarda che bella piscina che ho fatto. Guarda che bella piscina. Però peccato che non ci posso andare. Va bene. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre qui su Construction Simulator 2015. Ciao!